Salve, io sono Pio e bentornati nella Cazzograft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, oggi come potete vedere non ci troviamo dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, perché nello scorso episodio ci trovavamo da quella parte dell'isola vicino alla chest gigante, perché se vi ricordate ho fatto la spiaggetta, la nuova spiaggetta dell'isola, molto molto carina, è uscita, molto molto bellina. In realtà devo aggiungere ancora qualcosina, avevo in mente di fare una pixel art lì, però devo trovare bene il posto perché dove avevo in mente di farla sinceramente non c'è abbastanza spazio, e farla davanti alla spiaggia mi sembra un po' brutto, perché poi la spiaggia non sarebbe più una spiaggia, ma andrebbe tipo a guardare sulla pixel art, che però dovrebbe essere tipo entrata della spiaggia. È complicato, non sapete com'è la pixel art, quindi anche se ve lo spiego non lo capirete, quindi lasciamo stare. Fatto sta che oggi, signori, ci troviamo in questa parte dell'isola, cioè vicino al faro e vicino al porto, che ovviamente è ancora in costruzione perché non l'ho più finito. Vediamo se riesco a salire, ok? Comunque sì, lì c'è tutto il porto che prima o poi, vi giuro, finirò. Vi ricordo che devo anche fare le navi qui, molto molto belline e carine. Però oggi ci troviamo in questa parte perché esattamente sotto questa montagnetta, se vi ricordate, signori, c'è una cosa molto particolare, una cosa che in realtà ho fatto, penso, tra le prime cose del porto. Cioè penso di aver fatto prima questa, se non ricordo male, e poi tutte le altre cose del porto. Fra l'altro qui c'era una scritta, ma io me ne sono completamente dimenticato, perché qui si accede a quella che è la locanda del pirata. Locanda del pirata che ovviamente è, fra parentesi, mezza abbandonata, ma ci sta alla fine. Il senso della locanda del pirata è anche quello, nel senso deve essere un posto brutto, sporco, quindi il fatto che le, come cazzo si chiamano, le vines siano cresciute così tanto ci sta anche bene. Però signori, se vi ricordate, anche una cosa molto importante era il fatto che io qui ci volevo mettere delle stendardi con sopra il tesco, perché avevo visto che si potevano fare, però per farli era un casino, bisognava prendere un sacco di cose. Se non sbaglio bisognava avere pure tipo dei crafting che si facevano con la Nether Star, quindi avrei dovuto tipo uccidere il boss di, come cazzo si chiama, oddio, quello che si fa con le tre teste del Wither, vabbè non mi sovviene al momento il nome, magari scrivetelo nei commenti, che tanto male non fa. Comunque avrei dovuto uccidere quello per fare tipo dei crafting, per poter fare poi gli stendardi con la sagoma della bandiera pirata, e sinceramente non mi va minimamente. Quindi signori, visto che comunque devo far sì che questa zona sia un po' più a tema pirata, oltre alle navi che poi andrò a fare, ovviamente ci manca per l'appunto il simbolo dei pirati per eccellenza, e cioè un cazzo di teschio gigante. Io sono caduto perché sono stupido, però dicevo, un cazzo di teschio gigante che simboleggi per l'appunto i pirati. Ovviamente io qui adesso ho il letto, dove ho già settato lo spawn e ho già dormito. Mangiamoci una bella bisteccosa, perché abbiamo perso due cosciotti ed è molto male male. E io ovviamente off camera, come al solito, mi sono preparato, a parte questa base dove adesso andremo a fare una bellissima pixel art gigante di un bel teschio, che poi andrete a vedere esattamente che teschio è, ma penso abbiate capito, perché se avete seguito un po' la costruzione del porto vi ho detto più volte che tipologie di navi pirata voglio fare, quindi penso abbiate già in mente che tipo di teschio andrò a fare. E poi ovviamente io off camera mi sono preparato già tutto il materiale, oltre scusate ad aver preparato il ponte su cui non riesco a salire perché sono stupido. Infatti nell'inventario comunque ho tutto il materiale che ci serve. Tra l'altro in realtà è anche un po' di più, perché tipo di lana nera dovrebbe avanzarne uno stack e mezzo più o meno, di lana bianca se non sbaglio quasi due stack, di lana gialla dovrebbe avanzare un mezzo stack e di lana rossa un 20 blocchi, un 25 blocchi dovrebbero avanzare. Quindi comunque c'è anche più di quello che mi serve, che poi in realtà questa non è lana gialla ma è terracotta gialla, lasciamo stare, è abituato, no? Ho detto tutto lana perché tutta lana, in realtà mi serviva per forza la terracotta, perché il giallo che mi serve deve essere un po' più scuro. Penso già comunque da questi colori abbiate intuito che tipologia di teschio voglio andare a fare. Però signori, io direi che siccome questo video non deve durare 3 anni, io adesso inizio a fare la pixel art e poi ci vediamo quando ho finito. Anche se prima di iniziare vi voglio dire che vi lascerò in descrizione il blueprints di questa pixel art, perché l'ho trovata su un sito che si chiama Grabcraft, che praticamente tu puoi cercare tipo delle pixel art da fare o delle costruzioni da fare, perché si possono cercare anche cose in 3D, e se tu tipo la vuoi costruire ti dice il tot di blocchi che ti servono, ed è per questo che io so già che mi avanzeranno dei blocchi. E oltre a dirti il tot di blocchi da fare, ti dà tipo il blueprints, che sarebbe essenzialmente il progetto della pixel art, dove tu puoi andare tipo livello per livello, tipo livello 1, livello 2, livello 3, e vedendo tipo i vari livelli ti fa vedere tipo la prima riga, la seconda riga, la terza riga, la quarta riga, per far sì che ti sia più facile fare la pixel art. Non si trova tanti
tantissima roba, però questo qui l'ho trovato su questo sito, ve lo lascio in descrizione nel caso lo vogliate rifare, così non vi complicate la vita a seguire il mio video super velocizzato mentre faccio la pixel art, perché poi vederlo velocizzato è pure un casino, e quindi magari se lo volete rifare cliccate in descrizione, vi aprite il progetto, il blueprints, e ve lo fate seguendo quello. Detto ciò signori, io come detto prima adesso direi che mi preparo la nostra lana bianca e lana nera, che è quella che mi serve in primis, e direi che inizio a fare la pixel art e ci rivediamo poi quando ho finito. Perciò ci vediamo fra poco. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, I'm not afraid to die.
Ok, signori, Pixel Art ufficialmente finita. In realtà vi ho fatto vedere anche tutta la parte dove ho torto la terra, presa la terra, e adesso sto ancora togliendo in realtà le torce, il letto e tutta quest'altra robettina. Arriviamo anche quest'altro po' di terra, poi vi faccio vedere il risultato finale, che in realtà io ho già visto. Vi ho fatto un piccolo taglio prima perché sono birbantino, mi sono buttato giù, ho visto, ero solo curioso di vedere se effettivamente fosse uscita bene oppure no. Magari era uscita tutta storta, poi facevo una figura di merda. Adesso ci allontaniamo leggermente e me la faccio vedere in tutto il suo splendore, che è tipo bellissima. Oddio, sarebbe interessante andare effettivamente lì, però ve la faccio vedere qui dal Pontos, da sopra il Pontos, dal Pontos. Ma stai scherzando? Da sopra il Pontos, ed eccola qui, signori. Porca puttana, quanto è bella! No, vabbè, merita di essere vista da sopra il pillarone, il nostro bellissimo pillarone dove facevo tutte le intro e le outro per gli episodi in cui ho fatto il porto. Però, raga, cioè, quanto cazzo è bello! Cristo, quel cane di chi so io? Ma guarda tu, chi cazzo mi dovevo incontrare? Ma vedi tu dove dovevo spawnare? Ma porca di quella puttana, sono respawnato allo spawn. E chi cazzo si ricorda, mo? Le coordinate di casa, ma Cristo Dio. Raga, datemi un po' di tempo, vediamo se ci ho salvato da qualche parte le coordinate di casa e poi mi teletrasporto. Ma porca di quella puttana. Maledizione. No, che signori, vaffanculo, sono riuscito a tornare a casa. Porca puttana, 3 ore. Ho dovuto cercare su Google Foto, nei meandri del mio Google Foto, le foto che avevo fatto alle coordinate di quest'isola di merda. Vaffanculo, tizio col tridente di merda. Eppure è sparito. Meno male che sono riuscito comunque a recuperare tutto. Poi sono salito qui sopra, ho messo pure una torcia così a cazzo. Meno male che il tizio fra l'altro è desponato, così almeno sono effettivamente riuscito a recuperare tutto. Credo di aver recuperato tutto almeno, cioè credo di sì. C'erano sti bastardi di delfini che stavano giocando con la mia roba, ne stavano mandando da una parte all'altra. Comunque le coordinate che avevo salvate sono tipo le coordinate che ho vicino all'alberello lì. Non so perché ci avessi salvato quelle coordinate, ma l'importante è che ci siano. Adesso ho salvato anche le coordinate di questo punto qui, così se un domani comunque dovessi dimenticarmi di lasciare il pillar, perché ovviamente magari ci avrò fatto delle navi che ovviamente prima o poi dovrò fare, magari spono su una nave o al massimo cado nell'acqua. Comunque signori, vaffanculo, quel coso col tridente di merda è un figlio di puttana, mi ha interrotto mentre vi mostravo questo qui. Fra l'altro mi sono appena reso conto che c'ho il microfono a 3 km lontano, quindi non so come mi avete sentito adesso, mannaggia la miseria. Sono talmente incazzato che mi sono allontanato il microfono, manda tutto a fanculo per cercare quelle coordinate del cazzo. Comunque signori, questo è il teschio, questo è il teschio pirata fatto sopra la locanda dei pirati, che adesso rende tutto un po' più piratesco. E ovviamente signori, siccome io, come vi avevo detto, volevo già fare la barca, la nave, più corretto la nave di One Piece, sia la Going Merry sia quella nuova, la Sunny, ovviamente non potevo non fare il teschio pirata di cappello di paglia, quindi di Rubber o di Luffy, Laffy, Rufy, chiamatelo come cazzo vi pare, comunque cappello di paglia, ok? Quindi il suo logo essenzialmente, il suo come cazzo si chiama? Vabbè, comunque la sua bandiera pirata, ok? Troppo bello, è bellissimo, cioè il cappello, sì, il teschio con il cappello di paglia, cioè è fighissimo. Vabbè, bello, ride fra l'altro, troppo bello, troppo troppo bello, ed è venuto a cazzo benissimo. Non ho sbagliato, la prima volta dove faccio una pixel art e non sbaglio a posizionare blocchi, è incredibile, mi stupisco di me stesso. Comunque signori, io direi che adesso trovo un posto per fare l'outro e ci salutiamo, perché se no sto video esce lunghissimo, nonostante avevo detto che avrei preferito che durasse tipo, non lo so, 10 minuti. E niente, per l'appunto io direi che mi butto in mare, sperando non ci sia un altro stronzo con il tridente, anche se a sto giro vaffanculo, me ne vado più lontano possibile. E niente, poi ci salutiamo appena trovo un posto per fare l'outro. Ok signori, mi sono posizionato qui sul fungozzo. Sullo sfondo non vedete ancora completamente il teschio pirata, perché ovviamente questa parte finale di video io di solito la uso per fare le intro degli shorts, e quindi mi dà fastidio poi il fatto che si veda già il risultato finale alle spalle. Non avrebbe senso, perché io poi dico sempre andate a vedere il video completo per vedere il risultato finale. Quindi questi secondi in cui io sto parlando e sullo sfondo c'ho il cielo e le nuvole serviranno solo per fare la intro dello shorts. Quindi adesso io mi posso tranquillamente girare e avere sullo sfondo il nostro bellissimo teschio, perché tanto poi nello shorts non si vedrà. Quanto sono stronzo, quanto sono malvagio. Comunque signori, io spero che questo teschio vi sia piaciuto. Vi ricordo che nel caso lo vogliate fare, troverete il link in descrizione di GrabCraft, dove troverete il progetto per poter seguire passo passo come creare l'intero teschio pirata di One Piece. E per il resto spero che sia il teschio sia il video vi siano piaciuti. Nel caso vi invito a mettere like, se invece non vi è piaciuto mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi sto simpatico iscrivetevi, magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!